Bologna, Marco, 2 giorni davvero intensissimi, tutti gli allenatori ormai presenti da tutta Italia. Sì, 2 giorni veramente al galoppo, perché si è iniziato ieri con una Tour de Force che è arrivato fino a ieri sera alle 11:45, e quindi si è lavorato anche a seguire per altri con gli staff, perché poi abbiamo colto l'occasione per convogliare qui staff selezionatori e staff tecnici, chiaramente per fare anche un incontro di summit. Stamattina si è ripartiti con una scaletta che finirà al pomeriggio, quindi un tour de force decisamente che lascia spazio solo al mangiare e al dormire un po'. Quali sono le vostre linee guida per i prossimi anni, soprattutto per chi deve lavorare con i giovani? Poche settimane fa sono stati consegnati i certificati di qualità proprio per chi lavora sui settori giovanili. Sintetizzare le linee guida in questa intervista è difficile, nel senso che le linee guida del settore femminile è un volume di circa 70, 72, 74 pagine che si sta concretizzando in funzione del progetto successivo, quello di riorganizzazione e formazione del corpo docente, perché le linee guida le proiettiamo più che altro sulla formazione degli allenatori. Questo appuntamento è un appuntamento per allenatori che guidano le squadre di serie B1 e B2, quindi diciamo che è un sistema di allenamento più mirato che riguarda quella fascia di qualificazione estremamente eterogenea che caratterizza il nostro movimento pallavolistico. È una fascia eterogenea perché racchiude squadre completamente seniores, squadre dove si mischiano atlete giovani con atlete seniores e squadre completamente giovani. Quindi diciamo che è un contesto dove noi stiamo dando delle immagini, dei riferimenti su cui credo che l'esperienza di tutti questi allenatori, visto che gran parte fanno parte della mia generazione o anche oltre, credo che l'esperienza loro sia, diciamo, funzionale a sintetizzare poi quelle linee, quelle idee da trasferire nei propri contesti. Settembre 2014, non posso non farti questa domanda, si avvicina velocemente, tu non sarai la guida della nazionale, però c'è un mondiale da preparare e soprattutto affrontare in casa. Una bella castagna. Sì, c'è questo mondiale a cui ci si dovrà avvicinare con una preparazione importante, e soprattutto dal punto di vista del gruppo, perché l'estate scorsa ho avuto la fortuna di guidare un gruppo che ha dimostrato che ha dato degli ottimi segnali da tanti punti di vista, ma che ha anche messo in evidenza dei margini di crescita notevoli che sottostanno a una preparazione adeguata. Il salto che c'è tra il partecipare agli eventi di una stagione che culmina con un campionato europeo rispetto al percorso specifico che porta a un mondiale, c'è un bel passo, anche perché nella pallavolo femminile il top mondiale è fuori dall'Europa, quindi c'è un divario notevole, e quindi questo divario sarà diciamo, da colmare, sarà l'elemento chiave da colmare nella preparazione di questa stagione.